Vediamo un uomo di nome Stan che discute con una donna anziana cercando di offrirle una proprietà di investimento a prezzi accessibili. I due finiscono per litigare perché l'anziana si oppone al prezzo dell'immobile offerto. La donna afferma che è troppo costoso rispetto alla posizione in cui si trova. Stan cerca di convincere l'anziana e quando raggiungono un accordo improvvisamente la polizia prende d'assalto l'ufficio. Stan viene portato alla stazione di polizia per frode perché è stato dimostrato che aveva ingannato gli anziani con investimenti fraudolenti. Alla fine finisce sotto processo. Il suo avvocato, Mal, non vuole corrompere il giudice quando Stan gli chiede di tirarlo dalla prigione. Stan quindi licenzia Mal e assume un nuovo avvocato corrotto di nome Popper. Popper riesce a convincere il giudice a ridurre la pena detentiva di Stan in modo che venga condannato solo a 3 anni di carcere e gli venga data una pena detentiva sospesa di 6 mesi. Popper consiglia quindi a Stan di fuggire all'estero, ma lo rifiuta perché tutti i suoi beni di valore sono stati congelati e non vuole abbandonarli qui. D'altra parte, la moglie di Stan, Mindy, cerca di convincere il marito a fare dei figli, ma Stan rifiuta perché pensa che i bambini siano una seccatura. Stanca del rifiuto del marito, Mindy lascia il ristorante. Sentendosi stufo di tutti i problemi che le sono capitati, Stan va quindi in un bar e paga un uomo che è un ex detenuto per raccontargli dell'atmosfera che si vive in prigione. L'uomo racconta che la prigione è un posto terribile, dove c'è un sacco di bullismo e molestie effettuate da altri prigionieri. Il peggio è che le guardie carcerarie lo permettono perché sono tutti corrotti. Dopo aver ottenuto una panoramica della situazione in prigione, Stan cerca vari modi per evitare di diventare vittima di bullismo in prigione. Tenta di trasformare il suo fisico con iniezioni di steroidi, ma senza successo. Un giorno, mentre fa il suo allenamento di karate, sembra insoddisfatto dei movimenti ripetitivi degli esercizi, il che lo annoia perché non vede nessun progresso significativo. Sfida uno dei presenti a un combattimento, ma viene facilmente picchiato. Infastidito dal fatto che sia stato sconfitto, Stan combatte contro lo studente e lo picchia brutalmente senza rispettare le regole. Di conseguenza viene espulso dalla palestra di karate. Fuori, Stan incontra un vecchio che può facilmente distruggere i mattoni con un solo pugno. Chiede al vecchio di insegnargli le arti marziali, promettendo di pagarlo dopo che avrà ricevuto indietro tutti i soldi. Stan quindi invita il vecchio a stare a casa sua e lo presenta a Mindy come il maestro. Dopo aver vissuto insieme per qualche tempo, Mindy comincia a sentirsi a disagio con la presenza del maestro a causa del suo stile di vita e dell'abitudine del fumo. D'altra parte, durante il suo periodo come discepolo del maestro, a Stan vengono insegnate le arti marziali, la disciplina e segue anche una dieta per aumentare la resistenza. Nel corso del tempo, Stan, che è sempre più concentrato sul suo addestramento, inizia a ignorare Mindy, facendola sentire sola e decidendo di lasciarlo. Stan cerca di convincere sua moglie a rimanere, ma lei insiste per andare. Senza Mindy al suo fianco, Stan continua il suo allenamento con il maestro. Dopo aver affrontato una serie di esercizi fisici piuttosto estremi, è in grado di padroneggiare le arti marziali insegnate dal maestro. Per celebrare il suo successo, invita il maestro e Popper a una cena in ristorante, dove il maestro dice a Stan che è il secondo studente che ha allenato in tutta la sua vita. Il maestro spera che Stan non incontri mai il suo primo allievo perché quello usa le arti marziali da lui insegnate per fare del male. Dopo cena, Stan intende mettere alla prova le sue abilità nelle arti marziali sfidando il maestro Cho, il proprietario della palestra di karate da cui fu cacciato. Il maestro Cho accetta la sfida e combatte con lui. Tuttavia, Stan, che ora è un esperto di arti marziali grazie agli insegnamenti del maestro e al duro allenamento a cui si è sottoposto, sconfigge il maestro Cho. Stan, che ora si sente più sicuro, si presenta alla stazione di polizia per scontare la sua pena. Il maestro e Popper lo scortano, mentre Mindy guarda suo marito andarsene da lontano con le lacrime agli occhi. La scena poi mostra dozzine di detenuti che sono su un autobus che li porterà in prigione. Un detenuto cerca di molestare Stan, ma questo lo colpisce immediatamente e lo avverte di non disturbarlo più. All'arrivo in prigione, Stan viene messo in una cella insieme a un vecchio di nome Larry. In cortile chiede a Larry della situazione nel carcere e dei prigionieri che si distinguono di più per la loro forza. Larry mostra a Stan alcune bande in prigione, vale a dire la banda nera guidata da Clean, la banda messicana guidata da Juanito e la banda nazi guidata da Peterson. C'è anche un prigioniero che è il più forte fra tutti, che ama intimidire e molestare i nuovi prigionieri, vale a dire Big Raymond. Il grande uomo sta per fare del male a Robbie, uno dei nuovi detenuti che è arrivato in prigione insieme a Stan. Poiché Big Raymond è considerato il più duro tra gli altri detenuti, Stan lo sfida a combattere e sconfigge facilmente il grande uomo. Dopo aver sconfitto Big Raymond, Stan sfida la banda nazi e la banda nera. Sebbene venga attaccato da più persone contemporaneamente, riesce comunque a batterli da solo. All'insaputa di Stan e degli altri, Gask, il direttore della prigione, osserva la scena dal suo ufficio e sembra che stia pianificando qualcosa. Poiché Stan è riuscito a sconfiggere i capi della banda e Big Raymond, tutti i detenuti ora hanno paura di lui. Robbie poi va da Stan e ringrazia per averlo aiutato. Stan cerca di adattarsi alla vita in prigione e fabbrica armi da oggetti improvvisati. Un giorno Stan viene chiamato dal direttore della prigione per incontrarlo nel suo ufficio. Arriva nell'ufficio del direttore dove il vecchio gli offre sigari e whisky.
Guest esprime il suo desiderio di sfruttare il terreno della prigione, un'area immobiliare con un alto valore di vendita. Vuole che Stan lo aiuti poiché ha molta esperienza nel settore immobiliare. Gask gli offre una pena detentiva ridotta e una libertà condizionale anticipata, che è un'offerta molto allettante e Stan accetta di aiutarlo. La scena poi cambia per mostrare il bagno della prigione, dove Peterson cerca di attaccare Stan mentre si sta lavando. Tuttavia l'attacco viene sventato con successo da Stan usando la sua arma di autodifesa. Più tardi, mentre si trova nell'ufficio di Gask per verificare la completezza dei documenti di proprietà, Stan viene presentato a un uomo di nome Deng che lavora con Gask sui progetti immobiliari. Stan capisce che Deng è un mafioso a causa del tatuaggio sulla sua mano. Dice quindi a Gask che le corde potrebbero avere problemi dato la presenza di Deng. Sentendo questo, Deng inizia a vedere Stan come una minaccia che potrebbe ostacolare i suoi piani per realizzare grandi profitti del progetto immobiliare. Il giorno dopo, Stan chiama Popper e gli chiede se sua moglie abbia presentato i documenti per il divorzio. Popper risponde che Mindy non l'ha fatto. Dopo la chiamata, Popper vede che Deng e i suoi scagnozzi sono entrati in casa e viene picchiato. Stan sente la mancanza di sua moglie, quindi decide di inviare una lettera a Mindy, che ora è tornata a casa sua e vive con il maestro. Dopo aver passato alcuni mesi in prigione, Stan si è adattato bene all'ambiente carcerario. Decide allora di dar via a dei cambiamenti in prigione. Riunisce i detenuti e confisca tutti i loro effetti personali contenenti elementi di violenza. Motiva tutti a fare attività positive che sono divertenti e possono essere fatte insieme. Proibisce anche il bullismo e le molestie e aiuta Big Raymond a trovare un partner, in modo da non abusare più dei prigionieri. Mentre Stan sta mangiando la mensa, Rob e i suoi due amici si avvicinano a lui e si offrono volontari per unirsi al suo gruppo perché sono rimasti commossi dal suo discorso motivazionale sul campo. Dopo ciò anche molti altri detenuti vogliono unirsi al suo gruppo. Larry dà una lettera di risposta inviata da Mindy a Stan, che dice che Mindy vuole incontrarlo in prigione. Col passare del tempo la situazione in carcere migliora grazie a Stan. Ormai non ci sono più combattimenti e caos e i prigionieri vanno d'accordo l'uno con l'altro. Stan incontra finalmente Mindy dopo tanto tempo. Vedendo la situazione in prigione diventare pacifica, Gask comincia a diventare irrequieto e chiama Stan per incontrarlo immediatamente in ufficio. Gask solleva preoccupazione per Stan dopo aver visto l'atmosfera pacifica nella prigione che potrebbe interrompere i suoi piani. A quanto pare Gask sta progettando di causare il caos totale, in modo che il consiglio della prigione avrebbe messo un ordine per sparare a tutti i detenuti. Ma poiché Stan ha creato la pace in prigione, il piano di Gask rischia di fallire e il vecchio minaccia Stan di far tornare di nuovo il caos, altrimenti Deng lo picchierà a morte. Quando Stan si consulta con Popper, il suo avvocato gli suggerisce di pensare solo a se stesso e di soddisfare la richiesta di Gask per essere rilasciato prima di prigione. Dopo molte riflessioni, Stan finalmente acconsente alla richiesta del direttore e a malincuore provoca di nuovo il caos in prigione. Poi chiede a Larry di rimanere in cella e non uscire nel cortile perché è preoccupato per la sicurezza del vecchio. Tuttavia Larry, che si rende conto che qualcosa non va, allerta i prigionieri e pianifica qualcosa con loro. Arriva il giorno stabilito. I membri del consiglio carcerario arrivano sul posto per le ispezioni di routine. Le guardie carcerarie vengono armate per poter tenere l'ordine in prigione. Stan incontra il consiglio della prigione per organizzare la libertà condizionale concessa da Gask per lui. Tuttavia, Stan cambia idea all'ultimo minuto perché non può lasciare che i suoi compagni di prigione vengano uccisi dalle guardie carcerarie. Interrompe deliberatamente la sua soluzione e si precipita indietro per prevenire il caos. Quando i detenuti arrivano in cortile, Stan viene bloccato da Deng e costretto a combatterlo perché ha incasinato i piani. Apparentemente Deng è il primo discepolo del maestro, quindi ha un'abilità che può eguagliare a quella di Stan. I due ingaggiano un feroce combattimento, ma Stan alla fine sconfigge Deng e raggiunge immediatamente Gask per fermare il caos. Stan invita i prigionieri a non combattere, ma viene fermato dalle guardie carcerarie. D'altra parte, i detenuti riuniti sul campo eseguono il piano che avevano concordato con Larry. Invece di combattere, i detenuti ballano in gruppo, quindi le guardie non possono sparare perché l'attività non è considerata una violazione. Gask, infastidito, afferra l'arma di una delle guardie e inizia a mirare i prigionieri di fronte al consiglio della prigione. Proprio mentre Gask sta per sparare a Stan, Mindy viene in soccorso. Si scopre che sua moglie e il maestro si erano intrufolati nella prigione e avevano scoperto il caos. Stan viene finalmente rilasciato dalla prigione 3 anni dopo, che è gestita dal nuovo direttore. Nel frattempo Gask, che era un prigioniero, è il nuovo partner di Big Raymond. Popper, l'avvocato corrotto di Stan, è a sua volta un detenuto. Mindy arriva il giorno della liberazione di Stan insieme al maestro e suo figlio. Iscriviti per altri video come questo, attiva le notifiche e lascia un mi piace per aiutare la crescita del canale. Grazie per aver guardato.